dopo la fiaccolata dell'amicizia, una rappresentanza dei gruppi internazionali che partecipano a questa 69esima Sagra del Mandorlo in Fiore sono venuti qui allo STOAI, un'iniziativa voluta dalla Camera di Commercio attraverso la sua agenzia speciale, la Progest. Il gruppo della Grecia, dopo aver vinto nell'88 il Tempio d'Oro, torna alla Sagra del Mandorlo in Fiore. Ma non è solamente la seconda volta che partecipate a questa manifestazione? No, è già la quarta volta questa nostra partecipazione nel festival, partendo dall'88 e altre tre volte, 3 anni fa era l'ultima volta, 2011, è una bella esperienza per me. Qual è la vostra particolarità? Il gruppo è una particolarità, fa parte di un grande gruppo che esiste su tutta la Grecia, con vari dipartimenti. Il nostro è al centro della Grecia, nella città di Larissa. Quanti elementi siete? Qui presenti siamo 35 persone, e nel nostro gruppo sono iscritti più di 500 persone. Sperate di vincere? Sempre. Anche la Croazia ha già partecipato alla Sagra del Mandorlo in Fiore. Questa è la seconda volta che venite ad Agrigento per questa manifestazione? Sì, la prima volta siamo venuti al 2001, ma con i gruppi di ragazzi che erano età da 10 fino a 14 anni, e quest'anno siamo arrivati con il gruppo di 16 anni e più. Qual è la vostra particolarità? Ci parli dei costumi, cosa rappresenta? Sì, allora i costumi presentano quando c'è la festa di sposalizio o matrimonio, si fa la festa, e i nostri strumenti tradizionali sono vecchi già 800 anni. Sperate di vincere? Beh, siamo venuti qua a festeggiare perché il festival è favoloso. Questo gruppo della Lettonia invece è la prima volta che partecipa alla Sagra del Mandorlo in Fiore. Qual è il nome del gruppo? Quanti sono i componenti? Quali le caratteristiche? The name of our group is Dish Dances. Loro vengono di Elgava, città di Lettonia, si chiamano Dish Dances, sono 20 ballerini più musicisti. E ballano balline nazionali di Lettonia. I ragazzi hanno tutti i costumi uguali che rappresentano una regione della Lettonia. E i ragazzi hanno costumi diversi da ogni zona, ogni regione di Lettonia.